Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo interattivo. Andiamo a vedere che cosa succederà nel periodo dell'Ariete, quindi dal 21 di marzo al 20 di aprile. Quindi andiamo a vedere un po' in linea generale quale sarà l'energia degli avvenimenti di questo periodo. Tutte le carte che vedete sono in vendita, potete cliccare sul link che trovate in descrizione o nei primi commenti per prenderle. Faccio consulti personali, potete contattarmi su Facebook, su Instagram, su WhatsApp o per email. E se ti iscrivi al mio canale hai una domanda gratuita da potermi fare. Quindi iscriviti e fammi la tua domanda. Allora, vediamo innanzitutto che cosa accadrà quindi dal 21 di marzo al 20 aprile. Vediamo un po' con l'oracolo qual è prima di tutto l'energia che ci sarà in quel periodo. Ovviamente in linea generale possiamo poi sempre approfondire. Quindi qual è l'energia dal 21 di marzo al 20 di aprile? Allora, mi sono uscite tante carte, queste però le tengo per ultime per vedere se possono esserci d'aiuto. Prima di tutto prendo il fondo mazzo e dice che è tempo di fare un sonnellino, c'è il numero 24, probabilmente è un momento per voi stressante dove è bisogno di riposarsi, di trovare un po' di tregua. Di prendersi un po' di pausa. Abbiamo anche la carta numero 4 e la carta numero 16 che possono essere dei numeri importanti per voi. Può accadere qualcosa in questi giorni o è una data o un'età importante per voi. Vi faccio venire il mal di mare. Allora, innanzitutto qua dicono che voi siete persone speciali, siete persone con un potere superiore che riescono ad andare oltre, probabilmente con una grande sensibilità, con un grande intuito. Dovete anche cercare di capire qual è questo bene supremo per gli altri. Quindi cercate di prendervi del tempo per capire in che modo. Soprattutto dovete cercare anche di guardare oltre alle maschere, guardare qual è il potenziale, quindi non guardare l'apparenza, quindi di guardare quello che c'è dietro, cosa c'è di più profondo, e voi avete proprio questa capacità. Ok? Sono carte bellissime. Vediamo ancora quale sarà l'energia dal 21 di marzo al 20 di aprile. C'erano delle carte che volevano uscire. Ok, questa la prendo. E abbiamo un bellissimo 9 di denari che parla proprio di lusso, di ricompensa, di indipendenza. Vedo lo scorpione coinvolto. Beh, bene, la vostra energia sarà bellissima. Vediamo ancora se ci vogliono dare qualche altro dettaglio sull'energia. Ok, la prendiamo con questa carta, con questi mazzi. Quindi vediamo un po' quale sarà l'energia dal 21 di aprile al 20, dal 21 di marzo al 20 aprile, scusate, quale sarà la vostra energia dal 21 marzo, se capovolta. Abbiamo un cavaliere di coppe rovesciato. Quindi la vostra energia comunque potrebbe essere che forse non vedete ancora un risultato dopo che avete messo uno sforzo, però con questa carta mi viene da dire che anche se ora non riuscite a vedere questa ricompensa di tutto quello che voi avete fatto in qualunque ambito lavorativo, emotivo, ecco, non vi preoccupate perché arriverà molto presto. Vediamo ancora l'energia a quanto riguarda sentimentali, quindi quale sarà la vostra energia, quali saranno un po'
i vostri sentimenti, opportunità e calma emotiva. Quindi vi vedo, tra l'altro, stare tranquilli perché vi arriveranno delle opportunità. Quindi sono molto contenta di questo. Lasciamolo qua perché dopo andiamo ancora a vedere e vediamo un po' che cosa accadrà adesso dal 21 di marzo al 20 di aprile. Quali saranno gli avvenimenti maggiori, gli avvenimenti più importanti? Ok, vediamo. Wow, vedo che ci sarà per voi dopo comunque un periodo di solitudine o comunque di perdite, un periodo difficile, ci saranno finalmente delle ricompense, ci sarà qualcosa che andrete ad ottenere, probabilmente in questo momento vi siete allontanati da qualcuno o qualcuno si è allontanato da voi. Però vedo che dopo questo periodo di solitudine, dove state arrancando, e vedo che tra l'altro avete molti sforzi, avete fatto molti sforzi, vedo che però la vostra perseveranza vi porterà proprio a un grande risultato. Tra l'altro vedo anche il leone, il sagittario, il toro, il segno dei pesci. Allora, voglio vedere adesso, questo la metto qua, che cosa accadrà dal 21 marzo al 20 aprile. Innanzitutto abbiamo due carte a rovescio, il 2 di bastoni e un 5 di spade. Probabilmente qualcuno che ha agito alle vostre spalle, qualcuno che si è comportato male, può essere che verrà scoperto. E vedo che finalmente avrete una stabilità, perché questa cosa vi ha portato in stabilità. Qualcuno, c'è proprio questa sorta di inganno sotto che però viene scoperto. Vediamo se ci dicono qualcos'altro, poi andiamo a approfondire che cosa accadrà ancora dal 21 marzo al 20 di aprile, quali saranno gli eventi più importanti dal 21 marzo al 20 aprile, nel periodo dell'Ariete. Che cosa accadrà? Non mi vuole uscire niente. Oh, mi è uscito con molto sforzo, tra l'altro di nuovo, questo 9 di bastoni con il fante di bastoni. Quindi vedo anche che appunto questa situazione di inganno che vi è stata fatta, che ha minato la vostra stabilità, la vostra felicità, ecco, vedo che con la perseveranza finalmente verrà assolutamente abolita, quindi state tranquilli. Voglio comunque andarla a approfondire per avere messaggi aggiuntivi. Quindi chiariamo questo 2 di bastoni a rovescio, perché c'è il 2 di bastoni a rovescio, c'è la stella a rovescio con gli amanti, quindi probabilmente avete scoperto che probabilmente dei vostri sogni, dei vostri obiettivi sono stati infranti, però mi viene da dire momentaneamente, come se
ci fosse stata messa una pausa, ma non è un blocco, è più devi aspettare ancora un po'. Sì, vedo che c'è stato anche molto dolore dietro, perché probabilmente ha comportato una scelta molto difficile, una scelta magari che avete dovuto fare, ma non che volevate fare. Voi o con l'altra persona? Vediamo perché c'è il 5 di spade capovolto. C'è un re di pentacoli, quindi potremmo avere anche a che fare con un'energia maschile prevalente, un segno di terra, Capricorno, Vergine, Toro, anche come ascendente, ma non è detto che ci sia questo segno, può essere che si parla di una persona magari che è impegnata, una persona con un lavoro importante, una persona ricca, stabile. Ecco, probabilmente questa persona, quindi presumo che sia un uomo, comunque l'energia maschile prevalente, che vi ha attaccato alle spalle, vedo che ci sarà finalmente una chiusura in positivo per voi, quindi quello che è successo andrà a chiudersi in positivo. Può essere anche che ricaverete anche qualcosa, tra l'altro. Vediamo perché c'è un 9 di bastoni. Allora, vi vedo soli nel combattere da soli, come se comunque voi state affrontando un po' tutto a livello autonomo, ma nonostante avete molta delusione alle spalle, molti tradimenti da più persone, quindi avete molte persone che hanno agito male nei vostri confronti. E vi vedo molto delusi, molto abbattuti, mi viene da dire che non vi dovete preoccupare perché voi con la vostra perseveranza andrete avanti. Voglio approfondire ancora questo fante di bastoni. Ecco, potrebbe essere che qualcuno magari possa chiedervi scusa, qualcuno possa proporvi qualcosa. Qualcuno vi darà quello che non vi è stato dato in maniera equa. Probabilmente lascerete anche perdere tutti i pensieri negativi, cercherete di essere più positivi. Vedo che penserete molto. Ok, cercate di scacciare via questi pensieri negativi anche perché qua vedo nuovi inizi, nuove opportunità. Vediamo adesso i consigli degli oracoli. Dal 21 di aprile, dal 21 marzo al 20 di aprile, ce la posso fare. Qualche consiglio per voi da 21. Allora, espansione numero 5, donarsi 36, intuito, comprensione e abbiamo innocenza, seconda occasione. Quindi dovete cercare di espansione, donarsi, mi viene tanto anche di perdonare qualcuno. Cercare di essere più elastici proprio in questo senso. Ma non perché dovete perdonare quello che vi è stato fatto, più che altro per liberarvi voi dai pensieri. Poi c'è l'intuito e la comprensione. L'intuito mi usciva anche qua come potere superiore, come se voi siete oltre, voi riuscite. Grazie alla vostra superiorità, a
alla vostra connessione che avete anche con l'alto, con questo grande intuito, a riuscire a comprendere qual è la situazione. Tra l'altro qua, con opportunità, seconda occasione, innocenza, vedo innanzitutto che voi non siete colpevoli di qualcosa se qualcuno vi ha dato delle colpe e ci sarà una seconda occasione per voi molto più propizia. Vediamo le risposte dell'oracolo dal 21 marzo al 20 aprile. Cogli l'attimo. Adesso fate una domanda che abbia come risposta un sì o un no. E vediamo qual è la risposta alla domanda per chi guarda questo interattivo. Ok, dovete riformulare la frase, la domanda. Qual è la risposta alla domanda per chi guarda questo interattivo? Ok, allora per chi ha fatto la stessa domanda dovete cambiarla, per chi invece ha cambiato domanda è un sì. Quindi fate un'altra domanda e vediamo qual è la risposta. Ok, è un no. Vedevo che c'era un po' di titubanza. Comunque, adesso voglio darvi un consiglio dai miei cristalli. Quindi, concentratevi e vediamo un po'. Li metto dentro questo sacchettino, che tra l'altro è il contenitore dei miei tarocchi. Vediamo un po' qual è il consiglio per voi. Bellissima. Questa pietra è veramente, veramente stupenda. Esattamente è la calcite gialla che corrisponde al terzo chakra. Il chakra del fuoco o si chiama anche del plesso solare, Manipura. Questa qua stimola proprio con delicatezza l'emotività, favorisce tranquillità ed armonia. Quindi il consiglio, visto che è anche tempo di fare un sonnellino, calma emotiva e tranquillità, armonia. Quindi dovete cercare di essere più tranquilli, più calmi, di rilassarvi, ok? È una bellissima pietra. Poi, tra l'altro, volevo guardarvi queste ultime carte che mi erano uscite prima, perché avevo detto che volevo guardarle, però sono tante, eh? Penso che queste sono solo per qualcuno di voi, quindi prendete questi messaggi solo se li sentite risuonare. Prima di tutto, abbiamo secondo le regole 11. Quindi probabilmente, forse per molti di voi, avete a che fare, dovete per forza in questo momento adeguarvi a qualcosa anche se non vi va bene, un adattamento. Vedo anche il numero 11 appunto coinvolto, sinfonia incompiuta numero 10, quindi potrebbe essere che qualcosa che avete iniziato non è riuscito ad andare a termine, siete arrivati a un punto che avete dovuto fermarvi. E
È tempo di andare, numero 45. Sì, però comunque, anche se in questo momento dovete seguire delle regole e avete qualcosa che non siete riusciti a portare a termine, dovete cercare di spingere. Bellissimo. Questa carta parla proprio di raggiungere i propri traguardi. Numero 18, numero 45, numero 19, flessibilità. Tra l'altro la flessibilità mi riporta a questa espansione di donarsi, quindi dovete cercare di guardare più prospettive, cercate di ammorbidire i vostri pensieri, le vostre convinzioni per adattarvi. Tra due mondi, la carta numero 3, quindi probabilmente siete a metà tra il bene e il male. Non dovete più guardare indietro, ecco perché è ora di andare, perché probabilmente avete sempre subito, avete sempre visto nero. Adesso è il momento di voltare pagina e di avere questa seconda occasione e di andare avanti. Ok, quindi questo è tutto. Io vi ringrazio per aver visto questo interattivo. Se vi siete ritrovati, scrivetemi nei commenti, lasciatemi un like se vi è piaciuto. Ci vediamo presto in un prossimo video.